25. Si tratta di una bambina, probabilmente di origine palestinese, morta insieme alla sorellina e si pensa insieme alla madre. Il mio lavoro è quello di raccogliere informazioni sui border death, tutti coloro che sono morti cercando di oltrepassare i confini meridionali dell'Unione Europea e quindi entrare in Italia. Mi chiamo Giorgia Mirto, ho 30 anni e sono una assegnista di ricerca dell'Università di Bologna. Raccolgo informazioni per renderle disponibili alle autorità italiane e alla Croce Rossa Internazionale e coloro che si occupano delle identificazioni di queste salme. Dal 2011 a oggi sono riuscita a raccogliere informazioni su circa 2000 migranti morti nel Mediterraneo. Una volta che i corpi vengono recuperati dal mare, le salme generalmente dovrebbero essere portate nel primo porto sicuro. I primi morti, quelli che risalgono fino al 2002, sono sepolti a Lampedusa. Successivamente, però, con l'aumentare il numero dei morti, i corpi dei migranti sono distribuiti nei vari comuni dell'entroterra, pugliese, calabrese, siciliano e sardo. Le lapidi nel cimitero di Palermo riportano il codice con cui viene identificata la salma. Sappiamo che sono cadaveri numero 1, 2, 3, 4 e 5, però non sappiamo i loro nomi, non sappiamo i loro desideri, non sappiamo la loro storia, non sappiamo il costo umano di questi confini che producono morti. Purtroppo il numero delle salme non identificate è di gran lunga superiore rispetto alle salme identificate. Per ogni cadavere non identificato c'è una famiglia che non sa del destino del proprio caro. Questa è una condizione terribile che si chiama lutto ambiguo ed è quella situazione per cui le famiglie non sanno se piangere la morte del loro caro o aspettare che ritorni. Io ho un nonno che non ho mai conosciuto perché è stato rapito e ucciso dalla mafia e il suo cadavere non è mai stato ritrovato. Potendo entrare in Europa in maniera regolare, i migranti iniziano a prendere rotte sempre più pericolose che causano sempre più morti. Spero che un giorno le politiche sull'immigrazione cambino e che i migranti possano entrare in maniera legale e sicura e non correre il rischio di essere dispersi nel Mediterraneo.